fresco e rilassato. Fresco, eh? E arrivati alla fine del video perché? Oh, quasi! Matusalemme? È quello vecchissimo di 20 anni fa. Ciao amici! In estate ci sono tanti buoni motivi per fare le ore piccole. Le uscite con gli amici, un concerto, un incontro speciale al chiar di luna. Ma ce ne sono alcuni di meno piacevoli, come per esempio il caldo, le zanzare o l'insonnia. Lo sapevate che ci sono 9 milioni di italiani che soffrono di insonnia? Iaiai. Quando ho letto questa cifra sono rimasta sconvolta, sono troppi! Veramente vi confesso che ogni tanto capita anche a me, prima delle 2 o le 3 di notte, non riesco ad addormentarmi. A voi succede? E quanto spesso? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, voglio leggere, sono curiosa. Pare che d'estate l'insonnia sia ancora peggio a causa del caldo, ma anche a causa degli orari, dello stile di vita più incostante e dei rumori che arrivano dalle finestre aperte. Per fortuna la natura ci salva dalle notti insonni con 3 rimedi naturali simpaticissimi. Così scivoliamo nel sonno appena tocchiamo il cuscino, o quasi. Se volete sapere quali sono, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E arrivate alla fine del video perché ho un segreto speciale anti-insonnia che funziona per tutti. Allora, i rimedi di oggi sono 3 spray naturali da spruzzare sul cuscino prima di dormire. Ma devo lavare le federe con gli spray adesso? Ma no, sono degli spray profumati agli oli essenziali, no degli spray per fare il bucato. Uniscono il piacere fresco e rilassante del profumo degli oli essenziali ai loro effetti benefici sul sistema nervoso. Per chi vuole approfondire, ho parlato dei benefici degli oli essenziali in questo video. È vecchissimo, andate a vedere com'ero. 1. Lavanda. La lavanda è un olio essenziale potentissimo, noto fin dall'antichità per i suoi benefici. Concilia il sonno con il suo effetto rilassante e calmante del sistema nervoso e funziona davvero. 2. Mix agrumato. Se amate il profumo degli agrumi, questo spray è perfetto per voi. Contiene oli essenziali di arancia, mandarino, bergamotto, lavanda e geranio. È fresco ma rilassante e aiuta anche a tenere lontane le zanzare con la combinazione lavanda e geranio. 3. Mix fresco. Se amate i profumi freschi più classici andrete pazzi per questa miscela. Contiene lavanda, vetiver e camomilla selvatica. È rinfrescante ma dolce allo stesso tempo e poi calma e concilia il sonno. Tra tutti io adoro quello con il geranio, ha un profumo speciale. E voi votate e ditemi quale preferite nel sondaggio con la piccola i qui in alto. In descrizione trovate il link a questi mix di oli essenziali già pronti, quelli che io ho selezionato per voi. Ma era questo il segreto finale? No, adesso arriva, ma prima iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche, ma fatelo, altrimenti YouTube non vi fa vedere i miei nuovi video e vi perdete qualcosa. E se volete aiutarmi a divulgare la vita trendy e sana, cosa che sarebbe molto gradita, abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Forza Simona! Il mio segreto anti-insonnia è la cena. Ci sono cibi sonniferi? Sì e no, soprattutto ci sono cibi che disturbano il sonno. In generale sono quelli pesanti e difficili da digerire. Carni rosse, salumi, grassi, salse pesanti, dolci troppo sostanziosi e per molti latticini. E ovviamente alcolici e stimolanti come tè, forte e caffè. Anche l'orario è importante, meglio cenare almeno 2 ore prima di andare a dormire. Quindi cenare entro le 20, massimo 21, quando è possibile. L'insonnia di notte è un problema che disturba la qualità della vita di giorno e non va trascurata. Se volete approfondire il tema dell'insonnia, ecco la mia playlist qua con tanti consigli utili. Bene, condividete questo video e non dimenticatevi il link agli oli essenziali che ho messo in descrizione. I prodotti, quando sono giusti, funzionano meglio e fanno risparmiare tempo e denaro. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao.
dolci di quelli proprio straparoba? Per crearli, no, sono tutti? No.